Terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport con l'avvocato Giancarlo De Peppa. Abbiamo già un ascoltatore in linea. Pronto? Sono Francesco. Ciao Francesco. Cristiano, io penso che il buon andamento di una squadra di calcio cittadina non possa prescindere da un buon rapporto tra le istituzioni e la proprietà della squadra. Questo rapporto tra il sindaco e il Matarrese è diventato sinceramente ridicolo e assufato, perché sembrano due bambini che litigano in continuazione. Non si capisce che c'è un'intera città dietro dei tifosi che ne subiscono le conseguenze. Per cui penso che affinché il Bari possa tornare comunque in una zona che ricompete, non si possa che aspettare sia il cambiamento della società che il cambiamento del sindaco. Grazie, ciao. Grazie Francesco, grazie per il tuo intervento. Giancarlo, soluzione estrema, però è vero che comunque il sindaco Emiliano e la famiglia Matarese dovrebbero in questo momento davvero difficile per il calcio barese provare a collaborare, a trovare poi una soluzione a quello che è il problema Bari. Ma io ti dico a chiusura dei concetti che abbiamo espresso finora che fra diatribe del sindaco, calcio scommesse e crisi finanziaria, mi auguro che da settembre in poi possiamo parlare solo di calcio giocato e basta. Sei stato chiarissimo Giancarlo, abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sono Cosimo da Bari. Ciao Cosimo. Io, non per essere polemico, sono Sì. contro questo sindaco che secondo me è una delle cause principali dei guai del Bari, iniziando da quello che è successo sul lungomare. E quindi ha messo contro Matarrese e si è messo contro un sacco di altre persone. Infatti dovrebbe imparare a stare zitto e a non dire cretinate dalla mattina alla sera. E poi volevo rispondere a qualche tifoso pseudo tale che ogni volta che chiama parla e maledice tutto quello che fa questa società, che fortunatamente ancora esiste in confronto a tante altre società che non esistono più. Quindi parliamo che devono arrivare i giovani e quando abbiamo i giovani ci sputiamo sopra. Arrivano i grandi giocatori, ma i grandi giocatori abbiamo visto che cosa hanno combinato e ci sputiamo sopra. Io dico sempre a queste persone, andassero a chiudersi in qualche convento e andassero a tirare i piedi da qualche altra parte, che forse fanno meglio e quindi la bocca la tengono chiusa definitivamente, invece di tifare sempre contro questa società che comunque qualcosa di buono ci ha fatto vedere. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, Giancarlo, il merito della famiglia Matarese è quello che in qualche modo stanno riuscendo a tenere in vita il Bari, però è anche vero che una tifoseria, la tifoseria barese soprattutto, si aspetta qualcosa di più ed è inevitabile che siamo arrivati ad un punto di svolta e ci vuole comunque un cambiamento. Sicuramente ci vuole un cambiamento nell'operatività e nei programmi e nelle Eh sì, ambizioni. nelle Poi ambizioni. chi debba essere il presidente o la proprietà, a noi poco importa. Certo, certo, Noi, certo. come diceva un vecchio slogan, noi vogliamo un grande Bari e basta. Certo. E comunque quello che dice il telespettatore non ha tutti i torti, perché è vero, siamo in una situazione molto in bilico, molto critica comunque, pur sempre, però se vediamo quello che succede, è successo proprio a noi vicino, Eh tipo sì, a in Taranto e Puglia a qui il Foggia, calcio non dico che sta c'è da pian fare piano salti di gioia scomparendo. da parte nostra, ma quasi. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, buongiorno Cristian, ciao, un saluto all'avvocato De Peppo. Niente, Salve. io Ciao. faccio una premessa nel senso che dico chiaramente di essere di parte, cioè che tutto ciò che riguarda questa società, questa famiglia soprattutto, diciamo, mi sta sullo stomaco, quindi diciamo, faccio questa premessa. E quindi, siccome sto vedendo che alla fine, come al solito, si gira intorno e adesso la colpa è del sindaco o di chi altri, quindi insomma, volevo dire che volevo farti una bacchettata, perché hai letto oggi per la seconda volta uno stralcio dell'intervista che il sindaco ha Sì, rilasciato a sì, sì, Repubblica, sì. no? Nel quale lui dice anche quelle cose che la società non è stata attenta, però ho letto almeno quello che ho capito io, fa un'analisi un pochino più ampia e quindi dice che non è solo colpa dei giocatori, ma anche della Sì, società. certo. Quindi non è che lui vuol criminalizzare la No, società, no, no, però l'ha tirata in ballo e comunque sì. quindi diciamo, secondo me era giusto, siccome appunto sto vedendo che tutte le colpe adesso sono del No, sindaco, assolutamente, le colpe comunque vanno scusami, no, assolutamente fammi. suddivise Sì, in particolare anche con la società Mio Corso. Sì, concludi il tuo intervento. che il sindaco, nonostante con qualche scivolone che sta facendo, però penso sia l'unico che in questo momento sta tenendo alta un po' l'attenzione,
Perché qua la città, diciamo, la parte economica e imprenditoriale è totalmente assente, cioè, è totalmente assente. E quello, è l'altra cosa che ha aggiunto, che lui dice di temere che qualcuno stia aspettando il fallimento, sì. Cioè, non è che lui si augura, almeno da quello che ho capito, ma lui teme che effettivamente qualcuno stia sulle sponde del fiume, no, e aspettando che passi il cadavere del Bari. E per quanto è vero che lui sia il sindaco di tutta la città, è pur vero che questi Matarrese sono a capo di una società che non si chiama AS Matarrese, ma AS Bari, quindi portano il nome della nostra città. E quindi devono stare molto attenti e devono essere, cosa che fino ad ora, diciamo, ampiamente se ne sono fregati, soprattutto negli ultimi anni. Grazie, ciao, grazie. Grazie per il tuo intervento, Giancarlo. Qui rischiamo davvero di non venirne a. Sì, almeno abbiamo un po' e un po'. Sì, come è giusto che sia, comunque, sì. Alla fine ci sono. Ma io dico che comunque se c'è qualcuno che aspetta il fallimento, innanzitutto credo che un fallimento sia molto, molto difficile. Mai dire mai nella vita, ma è molto però difficile. Io un fallimento non me lo auguro. No, ma oltre a non augurarcelo, sia molto, molto difficile. Ma poi anche col fallimento, un fallimento eventuale, si pagherebbero il 75-80% dei debiti da parte di un subentrante. In più si avrebbero delle categorie in meno, quindi non... È importante mantenere la categoria, anche perché, vista la situazione debitoria del Bari, una retrocessione in prima divisione sarebbe devastante. Tra l'altro il Bari, se ha quel budget, ha fatto bene anche a prendere quei giocatori, questi giovani, in massima parte per contenere i costi, perché assolutamente con la penalizzazione che ci sarà non si può neanche permettere un punto di penalizzazione per ritardo di stipendi nel corso della stagione, come è già successo. Sta lavorando soprattutto in quella direzione. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao, sono Francesco. Ciao Francesco. Senti, volevo ribadire a quello che ha detto l'avvocato De Peppo poco fa. Sì. Siamo fortunati perché non è successo a Bari quello che è successo a Taranto e a Foggia. A Foggia sono stati più sfortunati perché lì non c'è la lottizzazione del tondo di Carbonara, quello che accadrà a Bari nei prossimi mesi. Quindi probabilmente... Voglio dire, noi sappiamo perché i matarresi sono ancora rimasti attaccati alla società del Bari, perché probabilmente diventa l'ultima arma di ricatto, diciamo, per poter guadagnare anche quest'altra lottizzazione. Poi così succederà come è successo 20 anni fa, i soliti costruttori in ababbo di questa città, i vari Andidero, Di Gennaro, De Bartolomeo, Matarrese, lottizzeranno, costruiranno e andiamo avanti così. Poi dopodiché si stancheranno, molleranno, quindi l'unica differenza tra Taranto e Foggia, caro avvocato, è la lottizzazione del tondo di Carbonara. Grazie, grazie per il tuo intervento. Giancarlo, vuoi replicare? Almeno risolveremo una situazione, poi magari fra 20 anni, se c'è un'altra crisi, non so, ci inventeremo qualcos'altro. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Giancarlo, proviamo a parlare anche un po' di calcio. Il Bari ha una squadra ancora da completare. Hai fatto prima due nomi, quelli di Pugliese e Iuncu, che potrebbero essere due giocatori che potrebbero perlomeno dare più esperienza ad una squadra giovane come quella del Bari. Beh sì, perché i momenti difficili ci sono sempre in una stagione. Ancor più è possibile che ci siano in una stagione che si inizia con una penalizzazione, e quindi qualche elemento più esperto può comunque nei momenti difficili fare da chioccia ai più giovani e dare delle certezze in più al gruppo. Hai dato un'occhiata a quelli che sono lì, magari gli svincolati, qualcuno che potrebbe fare al caso del Bari? Ma ce n'è uno come terzino sinistro, però bisogna vedere dal punto di vista dell'ingaggio se è possibile riuscire ad abbordarlo. Credo sia un po' difficile, cioè dalla mano del Brescia, che è un giocatore male, che deve fare ancora 29 anni, quindi un po' nel pieno, a cui si potrebbe anche proporre un biennale o addirittura un triennale, però credo che, siccome appunto è andato in scadenza di contratto, magari vorrà spuntare qualche ingaggio superiore a quello che propone il Bari, però staremo a vedere. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe. Saluti a tutti. Salve. E ascolti, abbiamo parlato del sindaco, del presidente, dell'associazione sportiva Bari. Sì. Ma degli ultras, del loro comportamento che hanno avuto per quanto riguarda il derby, nessuno lo dice che la curva nord per me può essere anche bruciata? Grazie per il tuo intervento. Mai arrivare a questi estremi. No, infatti, poi comunque ci sono delle indagini ancora in corso, dobbiamo comunque attendere gli eventi prima di poterci alla fine pronunciare. Giancarlo, noi siamo in chiusura, come di consueto ti lascio gli ultimi 30 secondi per un pensiero in libertà in questa difficile situazione del Bari.
Beh, al di là del Bari vorrei chiudere con un pensiero diverso. Sono stati promossi alla CAN di Serie B due arbitri pugliesi, a Battista di Molfetta e oggi anche Rocca di Foggia, perché sono stati allargati gli organici. E Giacomelli, un buonissimo arbitro, ricordo la sua direzione in Crotone e Bari dell'andata. Giacomelli di Trieste è passato in Serie A come Calvarese e Massa, e quindi vorrei fare l'in bocca al lupo a questi due arbitri pugliesi, ripeto, Rocca di Foggia e a Battista di Molfetta. Assolutamente, siamo davvero in chiusura. Io ringrazio l'avvocato Giancarlo De Peppo. Alla prossima. Grazie anche a voi. Il TB Sport tornerà come di consueto in diretta lunedì alle 14:30. Buona giornata.